Buongiorno a tutti, io sono Efraim Lingua, loro sono i compagni Matteo, Andrea e Chiara. Qualcuno nella pagina successiva. Siamo partiti analizzando il brief, ovvero quello che erano i due punti, quella tradizione di innovazione. Noi abbiamo cercato di trovare un compromesso tra le due parti, così da stare al passo col tempo per quanto riguarda l'innovazione, quindi l'era digitale del libro digitale, senza però far scomparire e morire quello che è il culto del libro di carta e quello che è il mercato editoriale. Così abbiamo pensato a questo phrases, appunto dal quale deriva le frasi, che i due concetti principali è quello, sono stati quelli del ricerca e condivisione. Quindi siamo arrivati a costruire quello che è questa applicazione, che può essere appunto sia per computer che per altri dispositivi, nei quali si può ricercare ogni tipo di categoria editoriale, per quanto riguarda sia libri che riviste o articoli. E anzitutto anche quello che è avere una propria categoria di libri. Come potete vedere, abbiamo suddiviso questa applicazione in quella che è News, che sarebbe la home page dove ogni giorno nel nostro portale presenta i nuovi libri del momento, i più votati, quelli che sono appunto gli artisti emergenti. Ci sono due tipi comunque di acquisto anche su questo portale, i quali sono sia quello del libro cartaceo attraverso Amazon, sia quello invece digitale attraverso ebook. Infine, la comodità è quella di avere sempre il libro con sé in tasca attraverso appunto quelli che possono essere apparecchi come un tablet o un iPhone. E la cosa a cui abbiamo tenuto appunto era specificare quella che era la condivisione, quindi la parte social, la possibilità quindi di commentare i vari libri e venire anche in contatto con quello che era la recensione di questi libri, o addirittura avere la possibilità di venire direttamente in contatto con quello che poteva essere l'autore. Quindi anche l'autore di per sé, nel momento in cui va a visitare quelli che sono i commenti del proprio libro, può dare un feedback. No, continuate a caricare altri file. Fate pubblicità alla non vorrei concorrenza, rubare ragazzi. altri lavori. Domande? Ci sono altre domande? Vuoi dire ancora qualcosa? Beh, potevo ancora dire appunto che nella nostra ricerca dei libri abbiamo voluto mettere anche quella che è la possibilità di avere una ricerca vocale, come utilizza anche l'iPhone 5 con Siri, e soprattutto l'utilizzo anche di quelle che sono delle keywords, quindi nel momento in cui io semplicemente dico una frase, mi rimanda, come può fare anche Google, a una ricerca direttamente del libro o del genere. Bene, un applauso, grazie mille.